Buongiorno a tutti e benvenuti a questo webinar Mai provato Smart & Start. Io sono Stefano Soliano, sono il direttore di Comonext. Comonext è un polo di innovazione, un parco scientifico-tecnologico che ospita anche un incubatore importante, un incubatore certificato di startup. Oggi tratteremo un tema importante, un tema delicato e fondamentale per lo sviluppo del paese, a nostro avviso, che è quello della nuova imprenditorialità e la nuova imprenditorialità nell'ambito dell'innovazione. Il webinar di oggi è organizzato insieme a Invitalia, Invitalia che è l'agenzia dello sviluppo, l'agenzia per lo sviluppo del paese, coinvolta nel supporto e nel sostegno dell'imprenditorialità e soprattutto in questo caso della nuova imprenditorialità, startup innovative e innovazione in toto. Due parole su Comonext. Comonext quest'anno compie 10 anni. Nel corso della nostra esistenza abbiamo gestito più di 10 bandi, in realtà 13 bandi di per startup innovative, per startup. Ogni anno vediamo oltre 100 idee e startup innovative e a fronte dei nostri bandi ne selezioniamo mediamente 5-6 all'anno per i percorsi di incubazione. Con Invitalia abbiamo sottoscritto un accordo importante, un accordo fondamentalmente dedicato alla possibilità di seguire insieme e non solo dal punto di vista finanziario, ma da un punto di vista di sviluppo complessivo, le startup che entrano e che poi escono dal nostro incubatore. Il progetto Smart Start, che probabilmente molti di voi conoscono in una precedente versione, è arrivato ad una seconda. Un secondo rinnovamento e la cosa importante è che coinvolge di fatto tutti i soggetti della filiera dell'innovazione nel paese. Oggi saranno qua con noi in particolare Maria Cristina Porta, che è la responsabile per Comonext della sezione incubatore, quindi tutta la parte di incubazione è la persona che segue l'incubazione e le startup per Comonext, e Fabio Comi che lavora in Invitalia nell'ambito dell'accompagnamento alla progettazione ed è la persona che segue, una delle persone che segue lo sviluppo dei piani di business in Invitalia. Non vi rubo altro tempo e introduco Cristina. Ciao Cristina, benvenuta. A te la parola e anche l'introduzione di Fabio in particolare. Grazie Stefano. Buongiorno a tutti, benvenuti al nostro webinar. Fabio Comi Invitalia, come diceva Stefano, opera all'interno dell'area incentivi innovazione, in particolare sviluppo mercato e servizi, ed è uno dei nostri partner di fiducia per l'affiancamento delle startup che si affacciano al mondo della finanza di progetto sulle misure proposte da Invitalia. Buongiorno a tutti. Fabio, prima di lasciarti la parola, ci tenevo a coinvolgere i nostri ospiti, raccontando loro che nel decreto rilancio di cui tanto si parla in questi giorni, di cui attendiamo la parte attuativa, fra gli strumenti principali di supporto sia alle start-up che anche a team non ancora costituiti, è stato confermato Smart Start, sulla base anche dell'esperienza e della grande valenza che ha avuto nelle precedenti edizioni. L'altro aspetto che ci tenevo a sottolineare, del motivo per cui oggi siamo qui in Invitalia e Comonext a raccontare questa opportunità ai nostri ospiti, è che fra le premialità previste nella Smart Start c'è anche quella concessa in virtù della collaborazione che Invitalia ha con i soggetti deputati al supporto alla nuova imprenditoria, un ecosistema di cui anche gli incubatori fanno parte, in particolare gli incubatori certificati in MISE, quale è quello di Comonext. Tutto Esatto, sì. così semplice? Ma non lo so, guardiamo un attimo questi numeri. Vedete che
a maggio di quest'anno sono stati presentati 3.681 progetti. La proporzione rispetto a quelli finanziati è 1 a 3, quindi l'importanza della preparazione della candidatura è uno degli aspetti a cui vi invito a porre particolare attenzione nel breve incontro che avremo questa mattina. Ci tengo anche a sottolineare, in accordo a Invitalia, che delle 1.024 startup finanziate fanno parte anche le startup innovative iscritte al registro speciale della Camera di Commercio, e il 10% di queste hanno partecipato con successo al programma Smart & Start. Cosa succederà nella prossima ora? Adesso lasceremo la parola a Fabio per l'illustrazione dei contenuti della nuova misura, della rinnovata misura di Smart & Start. Poi lo provocherò io con un po' di domande, cercando di anticipare quelle che potreste fare voi dal pubblico. Ascolteremo la testimonianza di una startup che ha partecipato con successo al programma e poi lo spazio per altre domande da parte vostra. Domande che potete porre per tutta la durata del webinar sulla parte live comments, e vi anticipo già che il materiale che vedrete stamattina sarà disponibile, e renderemo disponibile anche un documento in cui raccoglieremo le domande e le risposte che non abbiamo esaurito nell'arco della sessione Q&A di questo incontro di stamattina. Quindi entriamo nel vivo di Smart & Start. Fabio, a te la parola. Sì, per raccontarci, allora, cosa succede adesso in Smart & Start, in questa nuova edizione. Sì, allora, brevemente adesso vi illustreremo quelle che sono le caratteristiche salienti di questo strumento. Naturalmente poi potrete approfondire la conoscenza di Smart & Start Italia sul sito di Invitalia, dove ritroverete sia la normativa, sia le guide, sia una serie di suggerimenti sul come sviluppare il proprio progetto d'impresa. Innanzitutto, questa è una misura che si rivolge alle startup innovative, startup già costituite e iscritte presso il registro delle imprese, che ovviamente non abbiano più di 60 mesi di vita e siano di piccola dimensione, oppure startup che devono essere costituite, quindi è possibile presentare domanda anche come team di persone fisiche, ed è possibile presentare domanda anche da parte di cittadini stranieri in possesso dello Startup Visa. Inoltre è possibile la presentazione della domanda anche da parte di imprese straniere che non siano nell'immediato iscritte al registro speciale delle imprese, ma che ovviamente poi si impegnino, in caso di ammissione alle agevolazioni, a produrre questa iscrizione, ovviamente costituendo una sede in Italia. Cosa offre Smart & Start Italia? Innanzitutto un supporto di natura finanziaria che consiste in un mutuo che copre dall'80 al 90% del piano di spesa ammissibile, in particolare l'80% per le startup innovative, fra virgolette, normali, il 90% per quelle startup che abbiano una compagine sociale esclusivamente femminile o giovanile, o che abbiano all'interno della compagine un cosiddetto cervello in fuga, quindi un ricercatore italiano che lavori stabilmente all'estero e che tramite la startup si impegni a rientrare. Questo mutuo è a tasso zero, quindi non ci sono previsti interessi, ed è un tasso zero reale, non prevede la presentazione di garanzie. Il periodo di rimborso è molto lungo, 10 anni dalla data di firma del contratto di finanziamento, e prevede un preammortamento, anche se il termine tecnicamente è improprio, che può arrivare fino a 36 mesi, nel senso che l'obbligo di restituire il mutuo scatta a partire dal 12° mese successivo all'ultima erogazione. Visto che il piano di spesa può essere realizzato in 24 mesi, appunto c'è questo periodo di 36 mesi in cui non si procede alla restituzione, cosa che dà un ampio respiro di natura finanziaria alla startup. Inoltre, per tutte quante quelle startup che realizzino il progetto di spesa nelle regioni meridionali o in Abruzzo, e questo vale anche per le startup del centro-nord, che si impegnino a realizzare il piano di spesa all'interno di questi territori, c'è un fondo perduto. Anche qui un termine improprio, in realtà
c'è una mancata restituzione del mutuo erogato in misura pari al 30%. Inoltre, per quelle startup più giovani, cioè per quelle startup che non abbiano più di 12 mesi di vita all'atto della presentazione della domanda, è anche previsto un servizio reale molto importante, che è il servizio di tutoraggio, che prevede tramite dei webinar e delle attività di mentorship un affiancamento per la startup che sta avviando la propria attività. Quali sono i vantaggi di questo strumento rispetto ad altre alternative che le startup possono percorrere? Beh, innanzitutto la partecipazione a Smart Start Italia permette ai founder di non diluire le quote di controllo come avverrebbe invece nel caso in cui ci sia l'ingresso di un nuovo socio e quindi un intervento in equity. Vedendola da un altro punto di vista, la partecipazione a questa misura può diventare a sua volta una leva per attrarre investitori, perché risolve il problema finanziario nella misura dell'80-90%, insomma è una opportunità molto importante. Inoltre è possibile ricevere una anticipazione pari a un massimo del 40% delle agevolazioni ricevute senza che siano state nel frattempo realizzate le spese. C'è la possibilità di rendicontare le spese relative agli investimenti o ai servizi attraverso fatture quietanzate. Questa misura non opera in de minimis, quindi è possibile per le startup che usufruiscono e beneficiano di Smart Start Italia anche utilizzare tranquillamente ulteriori strumenti per sviluppare altre attività. E inoltre, per la parte non coperta dall'agevolazione, è possibile far intervenire il fondo di garanzia, il fondo centrale di garanzia gestito dal Medio Credito Centrale o altri finanziamenti agevolati gestiti dal Medio Credito Centrale, senza che questo determini un conflitto. I programmi che possono essere eletti, quindi che possono essere presentati, devono essere programmi che abbiano un piano di spesa minimo di 100.000 euro, massimo di 1,5 milioni di euro. Come ho già detto prima, devono essere realizzati entro 24 mesi e devono ovviamente comportare un go to market, quindi bisogna arrivare alla fine con un servizio, un prodotto, una soluzione pronta per il mercato. I programmi possono essere relativi a tecnologie sperimentali, particolarmente innovative, oppure possono essere relative alla realizzazione, produzione, erogazione di beni, servizi o soluzioni nell'ambito dell'economia digitale, con particolare riferimento ai filoni della blockchain, dell'IoT e dell'intelligenza artificiale, oppure sono programmi che prevedono la valorizzazione della ricerca pubblica e privata. In particolar modo, quando parliamo di valorizzazione di ricerca privata, facciamo riferimento a società che siano in possesso di un brevetto, che ovviamente intendono monetizzare. Le spese ammissibili sono spese per investimento, sia nell'ambito delle immobilizzazioni materiali che delle immobilizzazioni immateriali, spese per servizi funzionali, all'interno del quale rientrano spese per esempio incubazione e accelerazione, spese per consulenze di natura tecnologica e tecnico-scientifica, e rientrano anche le spese di marketing. Inoltre, ultima macrocategoria è quella per dipendenti e collaboratori, e su questo sottolineo che una delle poche misure agevolative, se non probabilmente l'unica operante in Italia, che agevola questa categoria di spesa. Oltre a queste spese, inoltre, c'è un finanziamento previsto per il capitale circolante in una misura massima del 20%. Quando parliamo di capitale circolante, ovviamente parliamo di spese per acquisti di materie prime o semilavorati necessari alla produzione, per i servizi non funzionali, quindi quelli non ricompresi nella macrocategoria C, oltre che spese per la fruizione di beni terzi, quindi o leasing o noleggio di macchinari e attrezzature, o anche l'affitto della sede. È importante sottolineare che questo finanziamento per il capitale circolante è un finanziamento puro, nel senso che viene erogato senza che ci siano una spesa sottostante. Il controllo sulle spese effettivamente ammissibili viene effettuato solo al termine del programma di investimento, quindi è una reale iniezione
di liquidità. Per quanto riguarda le erogazioni delle agevolazioni, queste avvengono attraverso degli stati di avanzamento lavoro che sono, vanno da un minimo di 1 a un massimo di 5. Ogni stato di avanzamento lavoro, ad eccezione dell'ultimo, deve essere... Allora, mentre Fabio cerca di riconnettersi, vorrei richiamare la vostra attenzione su alcuni dei punti che sono stati evidenziati nelle slide precedenti e che di fatto sono una risposta a esigenze che le startup, soprattutto nella loro fase di avvio, hanno e difficilmente sono delle problematiche a cui riescono a dare risposta. Quindi grazie alla partecipazione a Smart & Start c'è la possibilità intanto di avere una quota di anticipo rispetto al finanziamento concesso, che è un caso direi più unico che raro. C'è il valore aggiunto della non diluizione del capitale dei founder, c'è la grande facilitazione del fatto che non ci sia un intaccamento della quota de minimis. Questo vuol dire che mentre si partecipa a Smart & Start non è esclusa la partecipazione ad altre forme di agevolazione o di finanziamento, ovviamente nel pieno rispetto della regola che tutti conosciamo, che dice che non si possono spesare due volte gli stessi costi. Ma questo è un vantaggio assolutamente interessante. Così come il fatto che non sarà necessario aver quietanzato tutte le fatture che si portano in rendicontazione e vista la tensione finanziaria che caratterizza l'azienda al suo nascere e quindi la startup innovativa che per sua natura ha degli investimenti anche particolarmente rilevanti in tecnologia, in impianti, in macchinari, è sicuramente una parte rilevante. Non ultimo, la possibilità di spesare anche l'attività di dipendenti e collaboratori ad altro titolo. Normalmente le misure di finanziamento concedono la copertura di costi relativi a persone, a professionisti che partecipano dal punto di vista strettamente tecnico allo sviluppo del progetto. In questo caso c'è la possibilità di inserire anche le spese relative a dipendenti o collaboratori che magari in altre aree di attività della startup compartecipano alla realizzazione del progetto. Quindi devo dire che queste sono tutte agevolazioni che vale la pena, sono opportunità che vale la pena considerare nel momento in cui si riesce a si valuta di partecipare a una misura di finanziamento e si prende in considerazione quella di Smart & Start. Io non so se dalla regia abbiamo notizie rispetto al collegamento con Fabio. Nel caso in cui ci fossero dei problemi, posso magari proporre di ascoltare la testimonianza di Iro e poi, quando Fabio sarà nuovamente collegato, procedere nell'analisi dei contenuti della misura. Chiedo a Gabriel, perfetto, se mi dà una mano. Quindi, in attesa che ci raggiunga nuovamente Fabio e che noi iniziamo a ragionare sulle opportunità che già ora ci sono state presentate, evidenzierei anche il fatto che sono ammissibili le spese per attività svolte con incubatori, acceleratori, quindi anche quelle fatte con Comonex, perché un po' di promo me lo dovete concedere. Allora, io vi presento con grande piacere Davide Pilotta, che è uno dei founder di Iro. Iro è una startup innovativa e abbiamo scelto Davide come testimonial di questo nostro webinar, perché io definisco quella di Iro una storia di opportunità, perché Iro, per arrivare dove è oggi, ha veramente sfruttato tante opportunità che vengono proposte dall'ecosistema che sta a supporto delle startup e dell'innovazione, perché ha fatto un percorso di incubazione con Comonext, ma ha partecipato a Getit di Cariplo Factory, ha partecipato a Smart & Start e sta già dando uno sguardo a una nuova misura che è Brevetti 3i, sempre del MISE. Quindi io vi presento con piacere Davide, a cui chiedo di raccontarci un po'
il suo percorso con Smart & Start e in particolare che tipo di relazione ha avuto con Invitalia in questo percorso. Ciao Davide, benvenuto. Buongiorno a tutti e grazie mille per l'invito a questa interessante occasione di confronto. Iro è una startup nata nel 2016 in Puglia e specializzata nel campo dell'intelligenza artificiale. Il primo ambito di applicazione su cui ci siamo concentrati è stato quello dell'autismo, tema con cui abbiamo partecipato anche a Smart & Start. Infatti abbiamo sviluppato un'innovativa metodica in favore dei bambini autistici che prevede l'utilizzo di social robot. Questo perché i social robot, a nostro avviso, producono dei vantaggi molto importanti, come confermato anche dalla letteratura di riferimento. Intanto perché riescono ad attrarre l'interesse dei bambini e li stimolano a partecipare attivamente appunto alle sessioni di trattamento. Inoltre facilitano il lavoro dei terapisti raccogliendo preziosi feedback appunto sull'interazione durante tutta la sessione e anche diciamo nell'ambiente domestico. E infine offrono ai genitori e più in generale ai familiari la possibilità di avere un'idea più chiara dei progressi e degli stati emotivi che i bambini stanno vivendo. Tutto questo, diciamo, è stato possibile grazie anche appunto al supporto di Smart & Start, che per noi è stato sicuramente uno strumento prezioso. Avevo un breve video che può sintetizzare la soluzione e poi andiamo magari più in dettaglio appunto sulla nostra esperienza. Hiro configura l'intelligenza artificiale e la rende mediatrice nelle terapie rivolte a bambini interessati da disturbi dello spettro autistico. Play Now è versatile, offre ben 18 trattamenti, personalizzabile, consente un'agevole programmazione di nuovi trattamenti. Semplice da impiegare durante il trattamento. Preciso, grazie ai suoi sensori, analizza il comportamento automaticamente. MyPleo è evolutivo, stimola l'interazione sociale. Autonomo, non richiede la presenza di adulti. Ideale per essere utilizzato in casa. Attento, grazie ai suoi sensori analizza il comportamento automaticamente. Il team Hiro è sempre alla ricerca di nuove sfide. Hiro, nuove opportunità di applicazione dell'intelligenza artificiale. Ecco, qui nel video abbiamo provato a sintetizzare quello che è poi il valore aggiunto, però penso sia molto importante partire appunto dai nostri primi passi e quindi dalla volontà di Giuseppe Palestra, uno dei founder, che di rientro da esperienza all'estero di studio dopo un percorso accademico molto rilevante appunto ha deciso insieme agli altri soci di avviare in Puglia un'attività basata sull'intelligenza artificiale. Rappresentano delle sfide molto importante, in questo senso la presenza di strumenti come Smart & Start possono essere fondamentali a mio avviso, intanto perché consentono di lavorare a 360 gradi sull'idea di azienda, sì andando diciamo a consolidare le funzioni produttive e le reti commerciali che poi devono diventare un must per chi fa innovazione nel nostro paese, e allo stesso tempo ci ha permesso anche di attivare delle consulenze specialistiche, oltre ad avere un'interazione costante appunto con le persone di Invitalia, e in particolare mi riferisco diciamo alla nostra tutor, la dottoressa Camplone, che è stata molto importante per darci appunto questa visione aziendale e aiutarci diciamo a dialogare meglio con interlocutori esterni, quindi diciamo con il mondo reale, e allo stesso tempo anche il nostro mentor, il dottor Galdi, che effettivamente è stato sempre presente e ci ha accompagnato lungo l'intero percorso. Percorso che chiaramente comporta per una startup la necessità di ripensarsi come azienda, e quindi avere la possibilità di un supporto informativo costantemente disponibile e che ti segue in ogni step procedurale e gestionale chiaramente è un valore aggiunto. Quindi mi fa molto piacere che anche diciamo nella nuova configurazione che poi lo strumento sta assumendo vi sia appunto questo forte interesse sul tema del fattore umano a disposizione delle startup. Credo infatti che sia diciamo fondamentale come valore aggiunto quello di potersi confrontare, come nel nostro caso, con delle realtà molto organizzate appunto come Invitalia,
con persone che riescono a fornire delle risposte mirate, quindi capiscono i fabbisogni dell'azienda che nel tempo possono anche evolvere. Quindi in questo senso è importante anche avere contezza di che cosa sta avvenendo e fornire dei riscontri che sono sempre efficaci sia in termini di qualità che di tempistiche, proprio per cercare di rendere le risposte il più aderenti possibile alle esigenze delle startup. Dal mio punto di vista è stata sicuramente un'esperienza preziosa che ci ha fatto crescere molto e che, come dicevi tu Cristina, ci ha permesso anche poi di guardare con interesse ad altre iniziative, quindi Getit, che è un altro percorso molto interessante dove abbiamo potuto continuare a lavorare sul tema dell'autismo e quindi ci ha permesso anche di collaborare con voi. Anche qui, diciamo, abbiamo avuto sicuramente dei preziosi feedback per continuare a crescere. E come accennavi, anche lo strumento del voucher che effettivamente per delle aziende che lavorano moltissimo sull'innovazione può rappresentare uno strumento di rilievo, proprio perché va a creare delle azioni di tutela su quella che è il lavoro che si è consolidato negli anni da parte dei founder e del team tecnico. Spero di aver risposto. Sì, sì, assolutamente. Ringrazio Davide. Evidenzio del tuo intervento e un concetto interessante e che noi cerchiamo di suggerire sempre alle startup con cui entriamo in contatto e con cui lavoriamo. L'ecosistema di cui hai beneficiato tu è un ecosistema funzionale allo sviluppo delle startup. Quindi il suggerimento è a chi ci ascolta: non focalizzatevi solo su uno strumento, focalizzatevi su tutto il network e prendete da questo network i nodi che più possono essere utili per lo sviluppo della vostra idea e della vostra startup. Fra di noi, nel network nel sistema di supporto alle startup, non siamo gelosi, ci piace lavorare insieme con l'obiettivo di darvi tutti gli strumenti possibili per poter arrivare al successo. Il successo è il mercato che riconosce il vostro prodotto e il vostro servizio. Grazie mille Davide per la tua testimonianza. Grazie a voi. Fabio è rientrato in connessione con noi. Eccoti là Fabio. Salve a tutti. Abbiamo approfittato per richiamare qualcuna delle preziose informazioni che ci hai già fornito. Ti chiederei se vuoi di continuare pure nell'illustrazione dei contenuti di Smart & Start. Eravamo giusto arrivati alle spese. Ti anticipo che ci sono già delle domande interessanti dai nostri ospiti. Benissimo, allora vedo che almeno una parte dell'informazione non si è persa. Allora, le spese che sono ammissibili le vediamo. Queste le avevamo ascoltate ed eravamo arrivati anche al commento perfetto, eravamo qua. Ok, allora diciamo, avete perso poco, era giusto l'ultima slide, quella relativa al meccanismo di erogazione delle agevolazioni. L'erogazione avviene attraverso stati di avanzamento lavoro, che sono un minimo di uno, un massimo di cinque. Su questo sarà ovviamente la startup a decidere liberamente come scandire la realizzazione del piano di spesa. Questi SAL dovranno avere una misura minima del 10% del piano di spesa complessivamente ammesso. Vi dico inoltre che laddove il SAL non superi il 30% del piano di spesa complessivamente ammesso, è anche possibile rendicontare le fatture non quietanzate. Ad ogni stato di avanzamento lavoro poi c'è una erogazione quota parte relativa al capitale circolante. Questo, diciamo, e in breve sintesi il meccanismo di funzionamento dell'erogazione. Benissimo. Allora, abbiamo già ascoltato la testimonianza di Iro, che ci ha dato qualche spunto. Io avevo ovviamente già preparato delle domande per stimolare un po' la nostra conversazione. E vorrei partire da una domanda che è quasi vicina alla maturità che si sta svolgendo in questo periodo. Nel processo di valutazione delle candidature a Smart & Start, che abbiamo visto essere abbastanza severo, perché solo un terzo partecipa con successo,
C'è la verifica dei requisiti, e i requisiti ce li hai approfonditi e possiamo rimandare alla documentazione più completa per ulteriori approfondimenti, ma c'è un esame di merito. Che cos'è l'esame di merito? Cioè, intanto, chi sono gli esaminatori? E poi è un colloquio, come avviene questo colloquio? Perché credo che al di là della documentazione che si produce, anche la parte di colloquio abbia degli aspetti importanti da considerare. Sì, assolutamente. Allora, innanzitutto diciamo che la valutazione avviene sulla base del piano di impresa che è stato presentato dalla startup e oltre a questi elementi documentali interviene un colloquio di approfondimento necessario sia per conoscere meglio i proponenti, sia per chiarire eventuali aspetti che dovessero essere poco chiari rispetto al business proposto. Ovviamente il colloquio è molto importante anche perché quella che noi effettuiamo è fondamentalmente una scommessa sulle persone, sulla loro capacità di realizzare la loro visione, quindi è importante che è importante conoscerli. Per quanto riguarda, rimanendo sempre all'aspetto umano, le persone che effettuano le valutazioni sono dei colleghi che ovviamente hanno un background di natura economico-finanziaria, che quindi valutano sotto questo punto di vista l'iniziativa, non hanno tendenzialmente esperienza di natura settoriale, anche perché il ventaglio di proposte che ci viene presentato è molto ampio. Per quanto riguarda l'aspetto formale della valutazione, questa si basa su quattro criteri. Uno è relativo al contenuto di innovazione della proposta, perché non solo il proponente deve essere una startup innovativa, ma anche la proposta in sé deve avere un contenuto di innovazione. Valutiamo poi le capacità del team manageriale di realizzare l'attività, sia da un punto di vista squisitamente tecnico-scientifico, sia da un punto di vista ovviamente di natura manageriale. Valutiamo poi la sostenibilità economico-finanziaria, con particolare riferimento a quelli che sono gli aspetti di mercato. E infine, ovviamente, valutiamo anche la fattibilità tecnica, tecnico-organizzativa dell'iniziativa. C'è qualche domanda già inerente a questo ambito. Ci chiedono: dal colloquio alla poi concessione del finanziamento, che tempi ci sono? Allora, in realtà diciamo questa è una domanda a cui è difficile rispondere. Possiamo dire che l'intero ciclo di valutazione avviene entro 60 giorni. Generalmente la convocazione al colloquio si pone più o meno a metà di questo percorso. Dipende ovviamente anche dai singoli carichi di lavoro, però il processo di valutazione si conclude tendenzialmente in 60 giorni. Ok, ti ringrazio. Il carattere innovativo che viene valutato, valutare un'innovatività non è mai semplice, quindi mi chiedevo, puoi magari approfondirci questo aspetto della valutazione? Come fate a giudicare l'innovatività della proposta che viene fatta? Beh, sicuramente non è semplice, perché quello dell'innovazione è un tema abbastanza complesso. La nostra metodologia fondamentalmente prevede di valutare l'innovazione rispetto al mercato di riferimento, quindi quello che noi chiediamo alle startup è di presentarci la loro soluzione e di presentarci anche quello che viene chiamato lo stato dell'arte e di farci capire, rispetto alle soluzioni che sono già presenti sul mercato, in cosa consiste l'innovazione. Ovviamente a seconda dei diversi ambiti di riferimento della misura, questo compito può essere più o meno facile. Se parliamo di valorizzazione di ricerca privata, il possesso di un brevetto o di una licenza di brevetto già di per sé denota il carattere di innovazione. Se parliamo di una tecnologia sperimentale, quindi una tecnologia che è stata sviluppata all'interno della compagine ma che non gode di titoli di privativa industriale, ovviamente diventa più complicato arrivare a dimostrare questa innovatività. Però tendenzialmente il criterio di riferimento è appunto il mercato. Benissimo.
Visto che parliamo di tematiche sensibili e di protezione delle idee, la riservatezza ovviamente delle informazioni prodotte dai candidati è garantita dalla commissione di default. È necessario produrre degli NDA? Come... No, assolutamente no. Il processo di valutazione è assolutamente blindato, nel senso che le informazioni che vengono fornite saranno visibili solo dal valutatore e da chi poi dovrà validare la decisione presa da questo primo soggetto. E tutto quanto rimane lì in una sorta di scatola chiusa, quindi non è accessibile in alcun modo. Non è necessario presentare un accordo di riservatezza, anche perché le tutele che vengono fornite nell'ambito del procedimento amministrativo garantiscono assolutamente la segretezza dell'informazione. Benissimo, perché sai che è sempre una tematica molto sensibile, soprattutto per le idee proposte dai team, che anche in questo ambito hanno bisogno dei punti di riferimento e di sapere come procedere per non bruciarsi l'idea o la probabilità. Assolutamente. Vorrei aggiungere però una cosa, Cristina, che questa ansia a volte è ingiustificata. In realtà, se si vuole sviluppare una startup, parlare della propria idea e condividerla è molto importante. Considerate che non è tanto una buona idea che fa una buona startup, ma la capacità della startup di realizzare l'idea. E quello è qualcosa che molto difficilmente può venir copiato. E su questo tutta la valutazione del team e dei profili che voi ricevete credo che sia proprio uno degli elementi chiave, anche che avvengono durante il colloquio. Approfitto per chiederti, il colloquio si fa solo in presenza o è possibile farlo anche online? No, in realtà già prima della vicenda Covid noi di default facevamo il colloquio online. Adesso è un'indicazione imperativa, li facciamo solo online. Benissimo, perfetto. È una domanda che c'era stata posta. Ci sono delle premialità all'interno di Smart & Start che sì, vengono riconosciute. Vogliamo magari ricordare quali sono, di modo che chi ci ascolta può iniziare a capire se ha dei benefici ulteriori da aggiungere alla valutazione? Sì, assolutamente. Ci sono, innanzitutto, premettiamo che esiste una griglia di valutazione che esprime dei parametri precisi sulla base della quale la l'istruttoria stessa viene realizzata. Rispetto a questi criteri sono previste una serie di premialità. Una prima riguarda la collaborazione con incubatori, acceleratori o innovation hub. Specifichiamo subito che quando parliamo di collaborazione non parliamo del fatto di essere semplicemente incubati o accelerati, ma di una collaborazione legata allo sviluppo della specifica soluzione. E questo accordo di collaborazione permette di avere di default il massimo punteggio per quanto riguarda la fattibilità tecnico-organizzativa dell'iniziativa. Perché Fabio, visto che siamo anche parte interessata, sì, non è sufficiente avere una sede o una scrivania in un incubatore, esatto, un acceleratore, bisogna avere un contratto che parla dell'idea che viene poi candidata, esatto, a Smart & Start, in cui è chiaramente indicato qual è il tipo di supporto che l'incubatore, l'acceleratore, l'innovation hub dà al soggetto richiedente il finanziamento. Quali sono le attività che andrà a svolgere su questo progetto, corretto? Perfetto, sì. Poi una seconda possibilità invece è quella di aver stretto un accordo con un'università o con un organismo di ricerca, sempre in relazione al tema che caratterizza la proposta di investimento, e in questo caso c'è di default il massimo punteggio per quanto riguarda la strategia produttiva e l'assetto organizzativo, quindi la capacità di realizzare il go-to-market. Una ulteriore premialità è rappresentata dalla presenza all'interno della compagine imprenditoriale di un investitore qualificato che si impegni a finanziare almeno il 30% del piano di spesa previsto,
e in questo caso di default abbiamo un massimo punteggio sia per quanto riguarda ovviamente la sostenibilità economico-finanziaria, sia per quanto riguarda le competenze della startup. E poi c'è una ulteriore premialità che è prevista per quelle startup del centro-nord con almeno 12 mesi di vita che realizzino il piano di impresa nei territori meridionali. Su questo ti specifico che l'intero piano di impresa, l'intero piano di spesa deve essere realizzato nel meridione, quindi non può essere realizzato soltanto una parte, e qui abbiamo invece una premialità per quanto riguarda i parametri B1 e B2, quindi sulla fattibilità dell'impresa, sulla fattibilità dell'idea, scusate. Diciamo, beh, queste direi che sono... Non sono poche le opportunità, quindi... Valutare con attenzione rispetto anche al partenariato che si mette in gioco per la realizzabilità del progetto, dell'idea d'impresa, in modo da renderle già parti della candidatura che si formula per poter avere le premialità che sono assolutamente importanti che tu hai indicato. Allora, ti faccio un'ultima domanda più generale, poi entriamo nel merito delle tante domande che ci vengono fatte da chi ci sta ascoltando. Nelle informazioni richieste nella candidatura ci sono di fatto tutti gli elementi che compongono un business model canvas. Strumento esatto. Che generalmente viene suggerito quando si deve focalizzare l'idea poi da candidare a una misura di finanziamento o anche come primo orientamento prima di addentrarsi nella redazione di un business plan. Sulla base dell'esperienza che abbiamo noi a Comonext, la value proposition, che è generalmente il cuore da cui si parte per produrre questo documento e quindi anche per descrivere tutti gli elementi richiesti da Smart & Start, a volte è un po' sottovalutata, nel senso che il team proponente o la startup che propone conosce così bene il proprio bebè, la propria idea, la propria startup, da darne una descrizione sommaria, perché ritiene semplice il fatto di dover descrivere una cosa che conosce molto bene. In realtà potrebbe essere un'arma a doppio taglio, perché la presentazione potrebbe risultare superficiale agli occhi di chi legge la candidatura, soprattutto perché non dobbiamo dare per scontato che in commissione ci siano necessariamente delle persone esperte nella materia oggetto della candidatura. Quindi, quali sono gli elementi che ritieni necessari perché la value proposition sia correttamente espressa? Quali sono gli elementi chiave che voi ricercate in una buona value proposition? Beh, innanzitutto è necessario che la value proposition sia comprensibile, e questo, come dicevi tu, non sempre è una cosa che le startup riescono a realizzare. Bisogna, nello scriverlo, mettersi nei panni di chi poi dovrà leggere, quindi non dare cose per scontate, non immaginare di avere di fronte degli esperti di settore, e soprattutto concentrarsi su quelli che sono gli aspetti relativi al bisogno che si va a soddisfare attraverso la propria value proposition. Quindi avere molto ben presente il mercato, il proprio cliente di riferimento, e come si vada o a diminuire i pain o a aumentare i gain. Quindi sono elementi, diciamo, molto legati alla comprensione del mercato di riferimento. Come dicevi, molto spesso questi sono elementi che vengono dati per scontati, ma quando si scrive, quando si rappresenta la propria idea, bisogna agire in una maniera, in questo senso, controintuitiva. Perfetto, quindi chiarezza, semplicità nell'esposizione, anche perché poi c'è modo di addurre degli elementi più tecnici nella candidatura, ma la prima lettura deve essere fatta a prova di non conoscente della parte tecnica di quello che si va a proporre, e identificando bene i bisogni del mercato. Ma assolutamente, diciamo, io adesso non so se questa citazione sia realmente attribuibile ad Einstein, però... bisogna spiegarlo come se lo stesse spiegando la propria nonna.
Considerate che ovviamente quando qualcosa è di difficile spiegazione, molto spesso significa che non è stato compreso realmente bene. Perfetto, benissimo. Allora, io resterei un attimo in questo ambito di accompagnamento e suggerimento, perché ci chiedono che cosa vuol dire esattamente, in che cosa consiste il tutoraggio che Invitalia propone nel primo anno di attività. Allora, il tutoraggio, come ho accennato, riguarda sia la fruizione di webinar specialistici su determinate tematiche che possono andare dal digital marketing fino alla gestione delle risorse umane. Oltre a questo, poi c'è il supporto di una mentorship, quindi una persona, un consulente, un dirigente che ovviamente specializzato in un ambito di attività, in una funzione in cui la startup non si ritiene particolarmente forte, che offre appunto una consulenza a questo punto focalizzata su determinati temi, come possono essere ad esempio le difficoltà rispetto all'internazionalizzazione del prodotto o eventualmente rispetto al conseguimento di determinate certificazioni. Bene. Invito naturalmente chi ha posto la domanda, se volesse degli ulteriori approfondimenti, di scrivere, eventualmente poi un riscontro più puntuale lo diamo nella parte Q&A che vi faremo avere da domani. Volevo entrare un attimo invece in più nel merito di domande che ci sono state poste sulla parte dei costi ammissibili, perché è come sempre una parte che interessa molto. E rispetto alla possibilità di indicare i costi del personale, ci chiedono se anche i soci lavoratori rientrano in questa categoria. Allora sì, i soci possono essere spesati a determinate condizioni. Innanzitutto devono essere assunti o nel caso in cui siano dei collaboratori è necessario che ci sia, innanzitutto che abbiano quantomeno la laurea magistrale, che ci sia sottostante a questa collaborazione una delibera del consiglio di amministrazione della startup che identifichi in maniera molto puntuale qual è l'ambito di intervento. Come tutto il personale dipendente e tutti quanti i collaboratori, i soci devono ovviamente essere funzionali e direttamente impiegati nella soluzione innovativa che viene proposta. Quindi sicuramente se svolgono attività di ricerca e sviluppo o attività di natura produttiva sono spesabili, nel caso in cui svolgono attività di natura puramente amministrativa non lo sono, ma questo come sarebbe per tutti quanti gli altri. Benissimo. Ci chiedono rispetto all'anticipo che viene erogato se è necessario presentare una garanzia fideiussoria. Sì, questo diciamo è l'unica situazione in cui viene chiesta la prestazione di una garanzia, anche perché ovviamente c'è questa erogazione a fronte di nessun titolo di spesa, per cui è necessario intervenire o attraverso una fideiussione bancaria o attraverso una polizza assicurativa. E c'è un valore di riferimento rispetto all'entità di questa garanzia? È commisurata all'anticipo? È commisurata al valore del contributo che si chiede? Sì, naturalmente quanto maggiore è il... Allora, noi chiediamo una garanzia per l'intero importo. Cioè, se noi eroghiamo 100.000 euro di anticipo, ovviamente ci deve essere sottostante una fideiussione pari a 100.000 euro. Benissimo. E in questo caso approfitto per chiederti anche questo aspetto. Dicevamo prima che la partecipazione a Smart Start non esclude assolutamente il fatto che si possa chiedere un contributo al fondo centrale di garanzia. È necessario procedere in un modo particolare? Si seguono in modo parallelo le due opportunità? Ci sono delle accortezze particolari da avere? No, in realtà no. Anche perché diciamo, l'intervento del fondo di garanzia è su un mutuo bancario ordinario, quindi diciamo, le due cose viaggiano in maniera assolutamente separata.
così come è separato anche l'eventuale richiesta di erogazione di un mutuo da parte del Mediocredito Centrale. Bene. Facciamo un'ipotesi, giusto per scaramanzia. Un partecipante dice: cosa succede se mi candido, sono beneficiario del contributo, sono ammesso a Smart & Start e per un motivo qualsiasi a un certo punto il progetto, uso la sua parola, fallisce. Cosa succede? Allora, molto semplicemente c'è la revoca delle agevolazioni, quindi noi dobbiamo mettere in atto una serie di azioni di recupero anche vista la natura pubblica dei finanziamenti che noi eroghiamo. Da un punto di vista pratico, considerate che il beneficiario è una società di capitali, necessariamente, perché startup innovativa può essere solo una società di capitali. Quindi noi possiamo rivalerci esclusivamente sul patrimonio presente in azienda. Oltretutto, vi ricordo che le startup innovative hanno una legislazione particolare anche per quanto riguarda la cosiddetta legge fallimentare, quindi il rischio è assolutamente bassissimo per i soci, a meno che non compiano azioni fraudolente, non hanno qualcosa di particolare di cui preoccuparsi. Bene, una domanda particolare c'è stata fatta con riferimento alla tutela della propria proposta e la domanda è relativa alla SIAE. Quindi il fatto che, adesso scusate che mi è, eccolo là, il software è equiparabile al deposito in SIAE come diritto d'autore? E quindi lo possiamo considerare come privativa industriale e avere questo tipo di valutazione rispetto all'innovatività? No, perché in realtà in Italia e in Europa il software segue il filone del diritto d'autore. E infatti proprio per questo il deposito avviene presso la SIAE. Quindi non è un titolo di proprietà di privativa industriale, non è assimilabile ad un brevetto. Ovviamente il fatto di aver sviluppato una soluzione software proprietaria può contribuire a rafforzare il carattere innovativo dell'impresa, però non ha, diciamo, la stessa valenza di un brevetto, del possesso di un brevetto. È possibile fruire di una premialità nel caso in cui l'attività venga svolta in una regione del sud. La domanda che ci è stata posta è circa la necessità di avere già una localizzazione nelle regioni del sud Italia all'atto della formulazione della domanda. O se è possibile anche procedere a valle della concessione del contributo. No, è possibile anche farlo successivamente alla missione alle agevolazioni. Quindi non è necessario che la sede sia preventivamente aperta prima di presentare la domanda. Questo vuol dire che io che ho una startup o sono ancora un team e non risiedo in quelle regioni, poi dovrò aprire una sede o una sede operativa della startup che ha una sede in una regione del nord? Allora, diciamo, dobbiamo distinguere due situazioni. La prima è che la startup si localizzi per intero e quindi possa fruire della premialità legata al 30% di cosiddetto fondo perduto. La seconda possibilità invece è che sia una startup del centro-nord già esistente che realizzi il piano di spesa all'interno dei territori meridionali. Cioè, quindi sono due situazioni distinte. In ogni caso è importante sottolineare che l'intero piano di spesa va realizzato in quei territori.
Quindi vuol dire che, ad esempio, le spese per il personale dovranno essere relative a persone che operano sì. su quel territorio, sì. ad esempio. Sì, sì, sì. E ovviamente, diciamo, questo significa anche che ci deve essere una sede operativa presente in quel territorio. Sempre rispetto alla tematica del personale rendicontabile, che vedo essere molto calda nelle domande che ci vengono fatte. Il signor De Cristofano ci chiede: se presento un progetto solo con collaboratori esterni, quindi nel caso in cui non ci siano dipendenti, il progetto comunque viene valutato, le spese di questi collaboratori esterni sono sufficienti per la valutazione del progetto? Tradotto, è obbligatorio avere dei dipendenti? No, assolutamente no, nel senso che non c'è una valutazione su quella che è la composizione del piano di spesa. La startup deve richiederci quello che ritiene sia necessario. Possono esserci dei piani di spesa solo di investimento, così come piani di spesa esclusivamente legati a personale dipendente o a collaboratori. Così come ci possono essere dei piani di spesa, ad esempio, che riguardino quasi esclusivamente consulenze di natura tecnologica o tecnico-scientifica. Bene, spero che sia risolutiva come risposta. Spostiamoci verso gli incubatori, gli acceleratori e i soggetti che possono dimostrare una collaborazione con il proponente a Smart & Start. Intanto ci chiedono se l'università è un incubatore. No, l'università è un'università. L'università può avere al suo interno un incubatore, ma si identifica in modo differente. Quindi non necessariamente l'università non coincide con un incubatore. Alcune università hanno all'interno un incubatore di imprese. L'altra domanda collegata della signora Cocorullo, Chiara: gli incubatori che non sono nella lista vanno bene, devono produrre una documentazione. Allora, chi sono gli incubatori o come si definisce tale un soggetto che può correttamente dare la premialità al candidato, a parte gli incubatori certificati che in quanto tali hanno già una loro riconoscibilità? Allora, definire esattamente cosa sia un incubatore e un acceleratore non è semplicissimo, perché ci sono soggetti molto eterogenei. Come hai detto tu, gli incubatori certificati non hanno bisogno di dimostrare null'altro, proprio perché hanno ottenuto questo riconoscimento del MISE. Per quanto riguarda gli altri soggetti, noi chiediamo che venga prodotto un track record che ci illustri quali sono i risultati che sono stati conseguiti da questo soggetto nella sua operatività, e sulla base di questo ne valutiamo l'affidabilità fondamentalmente. Vi chiedo scusa, ma per un secondo ho perso il collegamento, quindi se ho inteso correttamente, c'è il track record che il soggetto deve produrre per dimostrare di avere fatto attività di incubazione. Ok, perdonatemi, ma la tecnologia mi ha abbandonata per un attimo. Allora, una domanda che ho trovato interessante è relativamente alla proposizione di un progetto, cioè di un progetto migliorativo di un progetto già esistente. Quindi deve essere la candidatura relativa a qualcosa di estremamente nuovo, di un'innovazione completa, o può essere anche relativo a un'innovazione incrementale? No, noi non chiediamo necessariamente che le startup ci presentino delle innovazioni disruptive o radicali per dirsi voglia, anche perché se fosse così valuteremmo veramente pochissimi progetti. L'innovazione può essere anche un'innovazione incrementale, ma può essere anche più banalmente lo sviluppo di una soluzione che la startup già ha in essere. Benissimo, quindi anche un incremento
qualitativo del prodotto o del servizio a cui la startup sta già lavorando, che abbia le caratteristiche di tematiche che sono state citate all'inizio di questa presentazione, quindi che siano tematiche aderenti a quelle proposte da Smart & Start, può andare bene. Sì, sì, Cristina, cioè immaginiamo una situazione in cui c'è una startup che ha già di suo realizzato l'MVP, che quindi diciamo abbia realizzato una parte del percorso di validazione e sulla base delle conoscenze acquisite voglia passare invece al prodotto definitivo, quello che dovrà arrivare sul mercato. Ecco, questa è una situazione che può tranquillamente partecipare a Smart Start Italia, così come possiamo avere delle startup che hanno già sviluppato e portato sul mercato un prodotto e che intendano lanciare un prodotto nuovo. Perfetto. E quindi è uno strumento molto flessibile. La collegherei anche alla domanda che ci è stata posta rispetto a una società già operativa che ha delle linee di ricavo che possono essere diverse da quelle attese dalla proposta che viene fatta su Smart & Start. Nel momento in cui si candida a Smart & Start, i costi e i ricavi che si vanno a indicare nella parte degli economics devono essere relativi solo al progetto che si candida o possono essere indicati anche altri costi e ricavi dell'azienda già operativa? No, noi valutiamo fondamentalmente gli economics della proposta. Quindi le previsioni devono essere basate sul progetto che ci viene presentato. Naturalmente, benissimo, nel caso di imprese, di startup già operanti, poi valuteremo complessivamente anche qual è il loro andamento economico. Quindi la parte più complessiva, più generale, viene valutata per il soggetto proponente, non tanto relativamente al progetto che si vuole candidare. Quindi deve esserci una sostenibilità del progetto che si candida all'interno della situazione aziendale più completa. Più complessiva, corretto? Sì, esatto. Le domande che ci hanno proposto sono veramente tante, io mi rendo conto che ti sto sottoponendo un poco di fila intenso, per cui te ne faccio una facile per darti un po' di fiato. Il colloquio si può fare anche in inglese? No, il colloquio, così come la documentazione, deve essere prodotta in italiano, anche perché non dimentichiamoci che presentarci domanda significa dare avvio ad un procedimento amministrativo e quindi questo fa sì che la lingua da utilizzare sia l'italiano. Benissimo. Oltre al business plan, ci sono altri documenti che voi volentieri accogliete per valutare la candidatura? Ah, diciamo che da questo punto di vista la procedura è abbastanza blindata, nel senso che è prevista la stesura del piano di impresa, viene allegato un pitch di presentazione e poi ci sono una serie di documenti burocratici che devono essere compilati. E non si può andare oltre questo perché proprio la piattaforma non lo consente. Dopodiché nell'ambito del processo di valutazione, se l'istruttore lo ritiene opportuno, può richiedere anche delle integrazioni e quindi possono poi essere prodotti anche altri documenti. E qui entra in gioco ovviamente il colloquio che rappresenta, diciamo, il momento di confronto. Benissimo, quindi poi durante il colloquio c'è la possibilità di approfondire anche aspetti che non sono ricompresi nella formalità dei documenti che sono da presentare. Assolutamente. Ok, io ti ringrazio per la disponibilità. Mi piacerebbe avere in video anche Iro a questo punto, perché Davide ti chiederei se rispetto alle domande che sono state fatte dai nostri ospiti ci sono delle indicazioni particolari o ce n'è qualcuna a cui magari vuoi rispondere tu come esperienza diretta. Come è stata la relazione nel momento in cui tu hai avuto delle domande da porre?
Infatti, il suggerimento che farei io è proprio quello di sfruttare i canali con le persone di Smart Start per approfondire dubbi e domande. Noi, diciamo, quando abbiamo avuto curiosità o dei dubbi, abbiamo sempre parlato con loro proprio per cercare di andare a capire quali fossero, diciamo, le risposte più idonee. Quindi, il suggerimento è quello, sì, di un'interazione concreta, ecco. Mi rendo conto, diciamo, che per una startup può sembrare complesso perché non è facile parlare con un'agenzia o comunque con un ente pubblico, ma probabilmente non è questo il caso perché in realtà invece c'è una grossa attenzione alla persona e quindi anche alle sue esigenze e domande. Questo l'abbiamo riscontrato, insomma, durante l'intera esperienza, ecco. Guarda, è uno dei motivi per cui con grande piacere come Nexa ho deciso di sottoscrivere l'accordo di collaborazione con Invitalia. Smart Start è una delle misure su cui stiamo lavorando di più proprio perché abbiamo trovato un partner, non abbiamo trovato un valutatore asettico e lontano dalla realtà della candidatura. Esatto. Fidatevi perché Invitalia veramente è un accompagnatore dell'idea, condivide le tematiche di chi vuole candidare e aiuta a risolverle. Per cui Fabio, io ti ringrazio non solo per la disponibilità a questo webinar, ma anche per l'attenzione e la dedizione con cui segui le startup o i team che anche Comonext ti favorisce e mette in contatto. Io vorrei dire che la dimensione umana della relazione di questo network è l'elemento vincente, perché non siamo enti a cui piace rimanere terzi. Abbiamo un'empatia con chi vuole proporre le candidature, cerchiamo veramente di condividere le problematiche per trovare la soluzione più adatta. Per questo io vi invito a prendere nota delle indicazioni, dei contatti che appariranno adesso nella slide. Vi invito a mantenere i contatti anche con Comonext, qualora voleste avere un'interlocuzione su questi argomenti e ancora una volta essere avvicinati alla disponibilità di Invitalia e mi permetto in chiusura intanto di confermare che tutte le domande a cui non siamo riusciti a dare una risposta online avranno una risposta nel file Q&A che renderemo disponibile. E vi ricordo che, come dicevo poco fa, Smart and Start non esclude la partecipazione ad altre misure di finanziamento, come ad esempio il Fondo Centrale di Garanzia, ma vi ricordo anche che fino al 30 di giugno è aperto il bando incubazione di Comonext, di cui trovate tutte le informazioni sul nostro sito. Partecipare a Smart Start e parallelamente partecipare al bando di incubazione di Comonext è possibile e sia Fabio che io restiamo a disposizione qualora qualcuno di voi volesse approfondire una delle due opportunità. Ringrazio tutti per la partecipazione, Fabio, Davide in particolare, salutiamo Grazie a voi. Stefano che ha aperto il webinar e consentitemi un ringraziamento particolare anche a Gabriele e ai miei colleghi che in back office mi hanno dato la possibilità di condurre questo panel. Buon lavoro a tutti e speriamo proprio a presto a Comonexo con Invitalia. Arrivederci. Arrivederci.